poteva essere anche insultante a volte verso i, non so, gli altri, ma era tutto più che altro una messa in scena. Poi avevo un amore, una passione e una capacità di colloquiare stupenda. L'importanza dell'università, è importante che i giovani universitari sentano determinati messaggi, quindi un grazie per la sua scelta, per questo suo lavoro. Secondo, i giovani, lui era un appassionato dei giovani e ha trasmesso a questi ragazzi davvero dei grandi valori. Terzo, questa sua passione per i poveri, una grande passione che aveva. Penso che la sua vita era passione più che altro, e davvero era capace di inventare questa inventiva di Don Contiero, che lo faceva a volte apparire pazzo o altro, quasi era proprio passione, e di questo davvero gliene sono grato, perché io, dopo averlo conosciuto, non sono più quello di prima, e penso che anche noi, se ci incontriamo così, non siamo più quelli di prima. Quindi un grazie anche per questo momento, che non vuole essere semplicemente di fare memoria come di qualcuno, ma vuole essere riportare un po' questa figura bella che abbiamo incontrato nella nostra vita, sentirla che è con noi. L'aspetto africano mi sembra importante, il candomblé poi lo ricorda altrettanto. In Africa non si parla di morti, si parla di morti viventi, cioè il senso profondo che la vita è una, non è, e che lui è con noi, e che quello che ha tentato di fare oggi chiede a noi di continuarlo e di portarlo avanti. È in questo spirito che io ho accettato questa sera di fare una riflessione con voi proprio sul Don Contiero missionario. Prete, missionario, un appassionato di Gesù, ma facendola utilizzando, direi, l'esperienza di Paolo, il primo grande missionario di Gesù. Ecco, prima di entrare in questo, che è nuovo, è la prima volta che io tento di farla in pubblico, mi sento estremamente imbarazzata, perché sono anni che sto anch'io elaborando, perché ho dovuto spiazzare tutto del mio Paolo che conoscevo, quel Paolo che ho studiato quando ho studiato teologia. Ho dovuto sbancarlo tutto, era un Paolo purtroppo sbagliato, e sono grato davvero a chi oggi ha incominciato ad aiutarmi ad accostarmi a quest'uomo con tutt'altri occhi. Prima di entrare in Paolo, permettetemi soltanto, qualcuno mi chiedeva un attimo di informazioni o altro. Io vorrei che prima di tutto uscissimo da questo incontro questa sera con tanta speranza. C'è troppa, guardate, troppo pessimismo, troppa rassegnazione in giro. Penso che abbiamo bisogno di speranza, è una delle cose fondamentali. E io sono qui prima di tutto per dire grazie a tutti voi per il lavoro straordinario che avete fatto per il referendum per l'acqua. Guardate che portare 27 milioni di persone a votare, tanti sono andati, senza soldi, senza i partiti, destra e sinistra sono uguali a questo livello. Senza i media, ci hanno boicottati in tutti i talk show televisivi. Guardate che io non ho paura a dirlo, questo è un miracolo grande che è avvenuto in questo paese. Che alla vigilia di quello che sono adesso, avete visto le privatizzazioni e quello che sta avvenendo, siamo riusciti a porre un segno straordinario, che questo popolo italiano non vuole privatizzazione, soprattutto dell'acqua. Ma ricordatevi che la 23 bis, ed è la prima domanda referendaria, ha a che fare non solo con l'acqua, ma con tutti i servizi pubblici. Quindi è un gesto questo che è avvenuto in un momento che direi lo chiamerei proprio provvidenziale. Quindi vorrei davvero ringraziare. Se ce l'abbiamo fatta sull'acqua, guardate che ce la possiamo fare su tutti, con tutto. A me ha fatto impressione, io leggo il New York Times settimanale, che è incluso in Repubblica,
tutti i lunedì. L'ultima, la settimana scorsa, non di questa settimana, c'era un editoriale straordinario. Guardate, il New York Times è governativa, è molto parte del sistema, però ha degli editoriali a volte che ti aprono gli occhi. Questo editoriale portava il titolo The Power of the Street, Not the Power of the Screen. Il potere della strada, il potere della piazza, non il potere del video. Straordinaria. Guardate che oggi la speranza sta venendo da dove? Dalle piazze, da Zuccotti Park, Tahrir Square, al Cairo, a Madrid, non so come si chiama, la Piazza del Sol, qualcosa. Ma ovunque, guardate, c'è questo mettersi insieme. Mi ha fatto sorridere un ragazzino che a New York, quando ho sgomberato Zuccotti Park, aveva un bellissima, una strada scritto lui, dove c'era scritto tutta una serie di cose, poi dice: sorrido, credo nel potere delle persone, non delle persone al potere. Guardate che soltanto mettendoci insieme, comprendendo quello che avviene, è importante, l'informazione in questo paese non ci sta dando quello, praticamente nulla, e cercando di informarci, poi metterci insieme, e guardate che la vera forza per cambiare non sta su, sta qui. Ecco perché dobbiamo uscire da qui questa sera con questa profonda convinzione. Permettetemi di partire con due testi che mi hanno molto, molto colpito. Uno è incredibile, un libro che mi ha spaventato effettivamente, Le confessioni di un sicario dell'economia. Un sicario dell'economia. I sicari cosa fanno? Ammazzano. E lui dice: ho ammazzato. Sono i sicari dell'economia, sono gli esperti mandati dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale, da tutte queste grandi banche in giro per il mondo a imbrogliare i governi. Questa è la realtà. Notate, quest'uomo ha scritto questo libro 20 anni fa, poi si è spaventato, l'ha chiuso in una cassaforte, 20 anni dopo l'ha tirato fuori, ma era talmente spaventato che gliel'ha fatto leggere il manoscritto a sua figlia. E la figlia le ha detto, è rimasta la figlia, papà, dice, quello che scrivi è molto grave. Ti dico una cosa, io penso che se lo pubblichi ti ammazzeranno, però sappi che sarò io a portare avanti quello che tu hai scritto. Notate come quest'uomo, questo sicario dell'economia, conclude questo libro, e vorrei che rimanesse come domanda a noi. Poi capirete Paolo, eh? Sentite come conclude. Dice così: questo libro non è una ricetta, è una confessione pura e semplice. È la confessione di un uomo che ha permesso a se stesso di diventare una pedina, un sicario dell'economia. Un uomo che ha accettato un sistema corrotto perché offriva tanti privilegi e perché era facile giustificare quell'accettazione. Un uomo che sapeva di sbagliare, ma riusciva sempre a trovare scuse per la propria avidità, per lo sfruttamento dei disperati, il saccheggio del pianeta. Un uomo che ha approfittato appieno del fatto di essere nato in una delle società più ricche che la storia abbia mai conosciuto. Un uomo che ha prestato ascolto ai suoi insegnanti, ha letto i libri di testo sullo sviluppo economico e poi ha seguito l'esempio di altri individui che legittimano ogni azione che promuova l'impero globale, anche se ha come risultato omicidi, genocidi e la distruzione dell'ambiente. Un uomo che ha formato altri a seguire le sue orme. È la mia confessione. Ora è il vostro turno. Dovete fare la vostra confessione. Quando avrete detto la verità su chi siete,
sul perché siete qui in questo momento della storia, sul perché avete fatto ciò che avete fatto, le cose di cui andate fieri e le altre, e su dove siete diretti proverete un immediato senso di sollievo, di euforia addirittura. Ponetevi queste domande: che cosa devo confessare? Come ho ingannato me stesso e gli altri? Quando ho rimandato? Perché mi sono lasciato risucchiare da un sistema che so non essere equilibrato? Cosa farò per garantire che i nostri bambini, i bambini di tutto il mondo, possano realizzare il sogno dei nostri padri fondatori, che è il sogno della vita, della libertà, della ricerca, della felicità? Abbiamo bisogno prima di tutto, tutti noi, prima di puntare il dito come lo punteremo contro o sistema, abbiamo bisogno di domandarci come fa quest'uomo, John Perkins, e si sente responsabile fra l'altro dell'assassinio di due presidenti in America Latina, proprio per tutti i suoi consigli, fatti fuori poi dalla CIA perché non avevano seguito i suoi consigli. Notate, quest'uomo sente il bisogno di confessare. Ma guardate che se anche noi non confessiamo il nostro contributo a questo sistema, non ne usciamo fuori. Cioè, se non prendiamo coscienza che questo sistema va avanti perché noi lo vogliamo, guardate che non c'è nulla da fare. Quindi capite, è inutile mandare su gente se non cambia qualcosa dal basso. E in questo senso, ed è il secondo, notate, ha parlato della distruzione del pianeta, a me ha fatto un'impressione enorme. Ho chiesto questo libro dagli Stati Uniti, mi è stato mandato qualche giorno fa, si chiama Judgment Day, giorno del giudizio, la lotta per la vita sulla Terra, è di un teologo cattolico. Notate quello che scrive, un libro durissimo, fra l'altro alla fine sconcertante l'ultimo capitolo, perché dice: ho paura che non usciremo fuori da questa storia. Sentite come lui apre la sua riflessione. Nonostante la nostra incapacità a prevedere il futuro in dettaglio, il mio punto di vista è che tutti coloro le cui vite vanno in queste sette decadi dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, quindi ci siamo dentro quasi tutti, saranno fra le generazioni più disprezzate e maledette della storia umana. La ragione è perché saremo così odiati dai nostri nipoti e pronipoti, da tutti coloro che verranno dopo, se verranno, è molto semplice. Mai prima di oggi esseri umani hanno talmente sfruttato, danneggiato, degradato la Terra al punto in cui l'abbiamo fatto noi, questa nostra generazione. Ecco il dramma. Provate a pensare che fra una settimana si apre Durban, la conferenza, la terza conferenza, 17ª media, ma è la fine, l'ultima conferenza, sul problema del surriscaldamento e la crisi ecologica. Avete visto qualche articolo nei vostri giornali, in televisione? Nulla. Non ce ne sbatte di nulla. Ma non a noi, alla stampa, che dovrebbe essere lì a ricordarci. Nulla, non se ne parla, perché i nostri governi non potrebbero parlare chiaramente di crescita. Allora, eccoci, è da qui dove lo prendo, dalla concretezza dell'oggi. Ed è da qui allora dove io volevo aiutarvi a riflettere su Paolo. Ho detto che è la prima volta che parlo in pubblico, tentando, da anni che io lavoro su Paolo. Ma è talmente nuovo ormai lo sguardo su Paolo che davvero mi sento anche imbrogliato un po'. Io tento di condividere con voi un po' alcuni aspetti importanti. Prima di tutto una cosa molto semplice: perché sulle orme di Paolo? Proprio perché Paolo è il grande missionario di Gesù. Ed è importante fissarci un attimo su Paolo, perché i missionari che abbiamo avuto, soprattutto che noi stimiamo così tanto dal 1500 in qua, volenti o nolenti, sono tutti parte di un quadro che parte del colonialismo, del neocolonialismo, di tutta questa
roba che noi abbiamo combinato come nord del mondo.